Un altro tema che ci preoccupa molto sono le grandi opere. Spesso grandi opere equivale a aumento dei costi e con il meccanismo dei subappalti il rischio infiltrazione è forte. Da questo punto di vista, cosa ci sentite di dirci? Bisogna tenere presente che la relazione della Direzione Nazionale del 2010 parla proprio di questo argomento e dice che gli appalti pubblici in Toscana sono in mano di Cosa Nostra. Questo, come tutte le altre notizie, passano in silenzio. Io per diversi anni mi sono occupato, ho lavorato nella direzione investigativa antimafia fino a poco tempo fa e ho lavorato proprio nelle infiltrazioni negli appalti pubblici. Posso sostenere con cognizione di causa che gli appalti sono veramente molto appetibili per le mafie perché le leggi fanno acqua da tutte le parti. Tra l'altro, proprio il sistema degli appalti è un buco nero. È un buco nero dove ci si infilano tutti quanti e dove tutti quanti fanno affari. E i controlli non sono assolutamente efficaci. Perché? Perché soprattutto in questi ultimi tempi i messaggi che dà anche questo governo è che bisogna sbrigarsi, bisogna concludere le opere, poi se ci lavora, se quei soldi, anche i nostri, appunto dei cittadini, vanno a finire al clan dei Casalesi o vanno a finire a Cosa Nostra, poco importa, l'importante è che si concluda l'opera. E beh, questo bisogna pure ragionare su come viene fatta quest'opera, su quale cemento il cemento che viene utilizzato per quest'opera, se è fatto a norma. I controlli purtroppo nei grandi lavori non vengono fatti, non c'è assolutamente un controllo efficace. Le mafie lì fanno grossi affari. Pensate che non solo la Salerno-Reggio Calabria, ma anche qui in Toscana abbiamo in provincia d'Arezzo un viadotto che è sotto inchiesta perché le colonne portanti di quel viadotto sono state fatte con cemento depotenziato. Per cui è un problema che ci riguarda da vicino perché i toscani che transitano su quella strada, le 45, sono tanti, per cui non possiamo far finta di non vedere. Questi sono argomenti che interessano tutti i cittadini. Se una classe politica che ha governato fino adesso non se ne cura di questo problema, è evidente che bisogna fare qualcosa.